Massimo Mirandola, tecnico del Villimpenta, è l'immagine della gioia, della modestia. Non voleva venire ai microfoni di Telesermidiana Magazine, ma ce l'abbiamo fatta. Mister, colpo grosso. Colpo grosso, siamo stati anche un po' fortunati, che Sammy ci ha messo sotto per un bel po' di tempo, hanno sbagliato anche il rigore, hanno sbagliato qualche occasione. Siamo stati bravi un po' nelle ripartenze di sfruttare l'unica palla gol che abbiamo avuto. Tutto qua. Poi adesso ripartiremo per cercare di fare un buon campionato nel giorno di ritorno. Ringraziamo il presidente Massarenti del Sermide, perché deve essere davvero un momentaccio perdere con l'ultimo in classifica, e perdere anche in quale modo? Sì, direi di sì, insomma, oggi non c'è andata bene niente, non che siamo stati perfetti, per carità, anzi direi che è troppo nervosismo. I soliti problemi del Sermide di quest'anno, tanto nervosismo, tanta presunzione, poca gioco di squadra. Non so cosa dire, perché sinceramente abbiamo finito il girone di ritorno abbastanza bene, abbiamo fatto delle amichevoli dove si era visto un po' di gioco, qualche gol, invece oggi, non so, forse l'importanza della gara può essere, ecco, che era sicuramente una partita che per noi voleva dire molto, perché tenere l'ultima in classifica a 4 punti da noi, metterla a 7, insomma, intanto respirare e poter guardare il cammino successivo con più tranquillità. Ci siamo complicati di molto la vita, ecco, insomma, e adesso guarderemo cosa fare. Perché nel prosieguo del torneo allora ci sarà più spazio per i ragazzi della compagine primavera? Non lo escludo, perché ho visto anche oggi chi ha giocato, Bergamini ha giocato bene, anche Grimaldi quando è entrato, insomma, ha dato quello che aveva. Naturalmente entri in una partita che stai perdendo contro una squadra che sicuramente non ha giocato il pallone, questo è fuori discussione, perché noi abbiamo fatto, credo che l'abbiamo visto tutti, 80 minuti nella loro area, abbiamo tirato quel po' che abbiamo tirato, il portiere ha preso quello che si poteva prendere, ha fatto il suo, insomma, ecco. Però insomma, tutto sommato, i ragazzi non hanno deluso. Oggi mancava Salzillo, che è un ragazzo che aveva fatto molto bene, e ne approfitto anche per ringraziarlo e per rinnovargli l'affetto di tutta la società, non solo il mio, di tutta la squadra, di tutta la società, per la perdita che ha avuto, che è enorme, non in, non in, basta. Gli siamo tutti vicini, certo. Sì.